noi abbiamo deciso di destinare quel qualcosa che ci veniva dato da parte della Banca d'Alba, abbiamo deciso di destinarlo ai ragazzi più meritevoli nell'ambito degli studi e di conseguenza oggi siamo qua per consegnare questo assegno. Ringrazio assolutamente tutti coloro che hanno aiutato la Fondazione al raggiungimento di questo scopo. Un grazie particolare quindi a Gianni Desiderio, grazie come sempre. Un grazie al nostro revisore unico che ci aiuta per quanto riguarda tutta la parte contabile. Un grazie quindi a Paola. Un grazie a Filippo, li chiamo tutti per nome perché i cognomi sono un po' così. Un grazie particolare al nostro segretario che è Franca Oberto. Carla, se pareva. Carla Oberto. Tanto, ma non importa, almeno ci ricordiamo di più del nome. Allora, assieme a me quindi vi è anche, come ho detto prima, la signora Veronica. Possiamo iniziare se siete tutti d'accordo, tutti presenti quindi a quelli che è la consegna di questo assegno. Inizierei con Marco Giardinetto e vorrei che Paola Giordano venisse qua con me. Okay. Marco Giardinetto. Salve. Ok, allora, bravo Marco, non facciamo così. Bravo Marco. Grazie. Complimenti. Grazie. Raccontaci economia aziendale a Torino, all'Unito. Bene, sono contenta, spero che tu vada avanti, prosegua con questo percorso che hai iniziato, continua ad avere buoni risultati e di sicuro alla fine vedi che qualche cosa potrà essere. Esatto, un domani magari dipendente di Banca d'Alba. Esatto. È un'idea. Manda il curriculum poi. Bravo Marco, bravo davvero. Grazie. Complimenti. Ringrazio soprattutto la mia famiglia che mi permette di studiare e Riva Banca per l'incentivo economico e motivazionale. Grazie. Noi ringraziamo te perché questo anno è stato particolarmente difficile, penso, quindi. Sì. Riuscire a continuare in distanza a fare tutti gli studi, gli esami, le cose. Di sicuro, esatto, è un altro motivo in più, no? Di cordialità, certo. che confidiamo. Allora non ti resta che pagare le tasse per proseguire adesso. Ora mi tocca. Assolutamente. Bene. Grazie. Bravo, grazie a tutti. Grazie. Abbiamo poi Abdessa Med Cuoci, porta pazienza sulla mia pronuncia, facciamo così, vieni Filippo, ok, consegniamo anche te il premio. Allora noi sappiamo che questi sono degli assegni di 1000 euro che vengono devoluti a questi ragazzi per poter proseguire i loro studi. E con questo ringrazio anche, approfitto perché voglio far presente che la Banca d'Alba ha deciso di continuare a finanziare questi nostri progetti e di conseguenza anche l'anno prossimo Banca d'Alba ci dà la possibilità di proseguire in questi che sono i nostri obiettivi. Quindi un grazie a Banca d'Alba, qui rappresentata. Allora Filippo, se vuoi consegniamo quindi. Ti faccio tanti auguri e complimenti, perché non è facile essere primi, ma con la determinazione sicuramente riuscirai ad avere successo. Tanti auguri. Raccontaci e buona po'. Fortuna. Io sono stato un po' alcol e tecnico. Bravo. Bene. E quindi questo ce n'è sempre bisogno, assolutamente. È una cosa che quindi vedo ti piace, no? Con la quale speriamo che possa raggiungere anche tutti gli obiettivi del caso. È stata dura con la pandemia anche per te. Sì, ma ancora adesso. Ma come proprio abbiamo visto. Vabbè, dai, continuando con questa borsa, esatto, di sicuro. Complimenti. Dopodiché c'era
Rebecca Viteritti. Brava Rebecca, grazie. Se vuoi venire di nuovo Paola, e poi per dare un premio, una premialità alle donne, poi dopo tutto verrà chiuso con Carla. Ok, grazie. Complimenti. Grazie. Raccontaci un po' tu. Allora, io ho avuto un percorso un po' diverso, nel senso che ho iniziato l'università, poi ho avuto una serie di motivi, ho deciso di andare a lavorare. Adesso lavoro in un'assicurazione, quindi di Varolo. Sono contenta per adesso di fare questo percorso e magari me ne pentirò, però hai la possibilità di continuare, di riprovarci. Esatto, di continuare, esatto. Perché tante sono le persone che devono così terminare quello che studio, lavoro, e di conseguenza prova anche tu a speriamo così vedere, no, se fosse possibile continuare questa cosa. Grazie. Perché ne vale la pena, questi risultati ne vale la pena, eh? Ok, d'accordo, grazie. Quindi c'è Beatrice Sicca e vorrei che fosse Carlo Berto, la nostra segretaria, cartografo della condizione, a consegnare questo segno. Io frequento il Politecnico anche io e faccio pre-ingegneria aerospaziale, sono al secondo anno. Abbiamo un ingegnere aerospaziale. Mica roba da poco, Beatrice? È abbastanza impegnativo, immagino, però sta andando assolutamente bene, mi sta piacendo, quindi si spera assolutamente continuare così. Noi auguriamo buon proseguimento degli studi, e per questo pagherai adesso le tasse per continuare, e sempre meglio, no? Sì. Ci dovremo vedere poi laureata il prossimo anno. Grazie mille. Brava Beatrice, complimenti ancora. Grazie. Allora, come ho detto, di conseguenza il prossimo anno speriamo di non essere più in questo stato di pandemia, e di conseguenza di poter nuovamente avere la possibilità di premiare qualcuno e di onorare la scelta che ha fatto nell'ambito quindi scolastico, di studio, quant'altro. Adesso vedremo quale sarà effettivamente la finalità che perseguiremo il prossimo anno, ma siamo contenti di poter aiutare qualche ragazzo in particolar modo, perché sono giovani e in questo periodo voi giovani avete bisogno di poter essere aiutati, e quindi se avete la possibilità di venire sino qua tutti quanti, che fate eventualmente una foto, vorrei che anche ci fosse Gianni Desiderio con noi. Allora, ci mettiamo qua un po' mascherati, esatto. Però non si vede. Ci mettiamo, esatto. Noi... Ah, ok, allora, togliamo le mascherine, ci teniamo... Teniamo il respiro, io non sono vaccinato. Ma non ci siamo. Mascherine. Via. Grazie.